In questo capitolo della Calimberteide tratteremo di Svolge Contemporanea, di questa rivista, di cui il sottoscritto è abbonato da oltre 20 anni e di cui Calimberti è entrato a far parte del comitato scientifico e scrive anche su una rubrichetta, di cui diremo. Sempre su Svolge Contemporanea di novembre-dicembre 2017, dopo l'articolo di Anna Ferrazzi, c'è un altro articolo molto interessante da darci un'occhiata, la rubrica è Psicologia e Società, e l'articolo è di Filippo Zimbardo e Piero Bocchiaro, dal titolo emblematico Quando disobbedire è un dovere. Sono categorici Zimbardo e Bocchiaro, perché scrivono: il problema tuttavia nasce quando le persone impigliate nelle maglie dell'obbedienza non riescono più a contemplare il no, persino quando la figura autoritaria richiede di agire in modi che alla coscienza appaiono immorali. L'obbedienza in questi casi, da condotta saggia quale tipicamente è, può trasformarsi in atto riprovevole, se non in crimine. Loro dicono tranquillamente che bisogna dire no quando è necessario dirlo, altrimenti se si tace e se si obbedisce ciecamente, pedissequamente, quando è ingiusto farlo, si è delle persone immorali, non solo, ma addirittura complici di un crimine, come nella fattispecie stiamo dicendo, perché se Galimberti pubblica dei plagi e chi lo sa non interviene, è complice di questi crimini, di questo spaccio di articoli plagiati. E Zimbardo dice no, non bisogna fare così, ragazzi, perché dice ci sono casi in cui obbedire può trasformarsi in connivenza addirittura. E lo dice qua sul gioco temporaneo, lo dice Zimbardo e Bocchiaro. Dicono, ragazzi, membro del comitato scientifico, non potete stare zitti, obbedire, magari chi vi dice che Galimberti deve stare lì e fate mosca, zitti e mosca. No, no, no. E in tal modo siete conniventi. Bisogna dire no, ribellarsi. Difatti, specifico ancora Zimbardo e Bocchiaro, che disobbedire in modo critico può servire a combattere un'ingiustizia. E quale ingiustizia maggiore di avere un impostore, un ladrone, Galimberti, nel comitato scientifico di psicologia contemporanea? È un'ingiustizia. E Zimbardo e Bocchiaro dicono, bisogna disobbedire, altrimenti siete conniventi, siete complici. Specifica più avanti, quali altri fattori situazionali possono incoraggiare l'opposizione nel confronto dell'ingiustizia? Chiede, cioè disobbedire in maniera critica rappresenta lo strumento più valido per compiere questo dovere. Quindi il dovere di queste persone è disobbedire, dire no, noi non accettiamo Galimberti in questo nostro consesso di comitato scientifico, perché sappiamo che l'impostore è un imbroglione e ci scredita anche noi, per cui dobbiamo disobbedire, non possiamo accettarla. Invece no. Mentre qua sulla rivista predicano agli altri che bisogna disobbedire a certi ordini immorali, ingiusti, perché in tal modo si è comici, conniventi delle ingiustizie, poi dopo loro, il comitato scientifico, non attua, non mette in pratica queste parole. Come diceva Gesù, chi non mette in pratica le mie parole costruisce sulla sabbia. E queste cosa fanno? Predicano, però poi loro cosa fanno? Costruiscono sulla sabbia, perché non mettono in pratica le loro stesse parole. E in proposito poi, sempre nella fattispecie, ricordiamo ciò che ha scritto il professor Carlo Galli a proposito della corruzione. Come Zimbardo ricordava che fare il proprio dovere è quello di disobbedire rispetto a qualcosa che la si ritiene ingiusta, addirittura che possa sfociare in crimine, ma in effetti il plagio cos'è? È un furto, quindi è un crimine a tutti gli effetti. Carlo Galli dice corruzione nell'ambito morale e fare azioni contrarie al proprio dovere. Quindi queste persone, secondo lo schema di Carlo Galli, sono persone immorali. E anche Zimbardo e Bocchiaro dicono no, ragazzi, vi comportate in modo immorale, siete complici, conniventi di questa situazione, state zitti, no, dovreste parlare, denunciare questo impostore, cacciarlo via. Invece state zitti e siete conniventi e complici. E giustamente, ribadisce Carlo Galli, non solo conniventi e complici, ma siete corrotti morali, perché fate azione contraria al proprio dovere, che il dovere di un intellettuale, di uno che ha notizia criminis, è quello di denunciarlo. Nella fattispecie di metterla fuori, alla porta, cacciarlo da psicologia contemporanea, perché, ribadisce ancora Carlo Galli, la corruzione è parziale e ingiusta perché favorisce qualcuno. Quindi queste persone che sono corrotte in morale sono anche parziali e ingiusti perché favoriscono Galimberti a discapito di lettori e lettrici di psicologia contemporanea.
perché gli viene rifilato delle imposture di questo Galimberti, come poi diremo in questo numero di novembre-dicembre 2017. Quelle che Galimberti gli rifila sono delle imposture. Quindi questo favorire Galimberti è parziale e ingiusto a scapito dei lettori e lettrici di Psicologia Contemporanea. Tra l'altro poi Carlo Galli dice, beh, ma come possiamo far fronte a questa questione della corruzione morale, non solo morale? Perché dice, i mezzi repressivi non bastano, non sono sufficienti, la repressione non va in fondo alla questione, perché bisogna fare un'azione di trasformazione dello spirito pubblico. E come? Cioè grazie alla scuola e ai mezzi di comunicazione, che valorizzano l'onestà e la rettitudine come fattore di coesione sociale. Psicologia Contemporanea cos'è? È un mezzo di comunicazione, uno strumento di comunicazione. E allora cosa dovrebbe fare questo strumento di comunicazione, secondo Carlo Galli? Dovrebbe valorizzare l'onestà e la rettitudine come fattore di coesione sociale. E non invece pubblicare un impostore come Galimberti, che fa tutt'altro, non favorisce la coesione sociale, ma anzi è dirompente. Difatti nella fattispecie si sa che è dirompente, perché anche se non si dice, questo signore ha creato rotture, situazioni di crepe, discrepanze, contrasti all'interno di questo gruppo. Non viene fuori perché c'è omertà, atteggiamento codino, ma dovrebbe venire fuori, perché bisognerebbe disobbedire come predica Zimbardo e Bocchiaro, perché disobbedendo fanno un'azione giusta, anzi, come dicono loro, disobbedire in modo critico, cioè dicendo che Galimberto è un impostore, mangiamolo via, perché è dimostrato, abbiamo le prove, è servire a combattere un'ingiustizia. Mentre invece così, assumendo un atteggiamento vile e omertoso, quindi da corruzione morale, secondo i parametri espressi da Carlo Galli, cosa fanno? Fanno sì che questa ingiustizia si perpetui e vada avanti. Il dottor Mazzucchelli disse che per combattere questa guerra dell'attenzione, in cui siamo ovviamente immersi quotidianamente, anche se non lo sappiamo, e quindi siamo in mezzo a questi bombardamenti, e quindi subiamo shock da bombe e roba di questo tipo, quindi per combattere questa guerra dell'attenzione, lui assunse tra gli altri Umberto Galimberti, perché secondo lui è un divulgatore della psicologia di calibro, un calibro da 90, 180, non si sa, comunque di calibro. Ora, vediamo un po' cosa questo calibro della psicologia ha divulgato su Psicologia Contemporanea di novembre-dicembre 2017 in merito alla parola futuro, di cui ne c'è sempre. Per quanto riguarda la triade colpa, redenzione e salvezza, sono argomentazioni già presenti in Orme del Sacro ed è materia trafugata a Salvatore Natori, quindi materia rubata, parafrasata, insomma già roba che è altrui, non di Galimberti. Poi, la nostra capacità di fare è enormemente superiore alla nostra capacità di prevedere gli effetti del nostro fare, che è materia già usata da Galimberti per esempio in Psichetecne, è sottratta a Hans Jonas, al filosofo Hans Jonas, in altra roba trafugata, inquinamento di ogni tipo, diseguaglianze sociali, disastri economici, comparsa di nuove malattie, eccetera, materia già usata diverse volte da Galimberti e copiata dall'Epoca delle passioni tristi, libro di Benassi Young e Schmidt. Dunque, San Umberto, padrone degli impostori, ha infinocchiato le tesi lettori di Psicologia Contemporanea, perché gli ha spacciato per i suoi pensieri quelli rubati a Natoli, Jonas e Benassi Young. Quindi, come dicevamo prima, questo lupo sdolcinato si è mangiucchiato un po' di cappuccetto rosso, facendogli credere che era la nonna, ma invece era il solito truffatore che da anni va imperversando. Giusto una curiosità, su Repubblica del 30 dicembre 2017 è stato pubblicato un appello per una moratoria sulla buona scuola e tra i firmatari di questo appello troviamo, tra intellettuali e accademici, anche tra le prime firme Umberto Galimberti, Cacciaro, Urbinati, Tessettis. Poi pian piano sono arrivate altre firme, per cui abbiamo al numero 3 Umberto Galimberti e al numero 106 abbiamo Michel Benazayan, medico, filosofo e fondatore del collettivo Malgré Tout Parigi. La curiosità qual è? Per la buona scuola, Galimberto, abbiamo già detto che è un impostore, uno che è arrivato in cattedra con la frode, quindi è un accademico, professore, un impostore, eccetera. Tuttavia qui cosa abbiamo? Che tra i sottoscrittori all'appello per una moratoria sulla buona scuola, al numero 3 abbiamo Umberto Galimberti e al 106 Michel Benazayan. Cioè abbiamo il filosofo plagiato da Galimberti, che ha fabbricato poi l'articolo su Repubblica, poi un capitolo di L'ospite inquietante, sempre rubando da Benazayan e Schmidt, e poi ha fabbricato anche l'articolo futuro pubblicato su Psicologia Contemporanea di novembre-dicembre 2017, con dei pensieri copiati proprio a Benazayan. Quindi Galimberti ha firmato questo appello, anche Benazayan, sulla moratoria della buona scuola. Il ladrone Galimberti ha firmato insieme a Benazayan, solo che il ladrone è al numero 3, Benazayan è al 106. No? In cima c'è il ladrone, il derubato sta al numero 106, è una barzelletta. E su Psicologia Contemporanea, novembre-dicembre 2017, Galimberti ha riportato cose plagiate a Benazayan. Giusto un'ultima chicca per chiudere questo capitolo della Galimberteide. Dicembre 2017, sul sito di Psicologia Contemporanea, c'era un articolo di Silvia Bonino,
un membro del comitato scientifico della rivista, e il cui titolo di questo articolo è I bambini e Babbo Natale. Tra le altre cose voglio rimarcare solo una, in cui la Bonino dice che i bambini, secondo lei i bambini, hanno sempre il diritto alla verità. Il che ovviamente ci suona strano, perché queste persone predicano sempre agli altri cosa fare. Cioè i genitori devono dire ai bambini la verità, cioè farli uscire da questa bella fantasticheria, fino a certa età va bene, è divertente, ma poi dopo no, bisogna tirarli fuori da questa fantasticheria e dirgli no, guardi, Babbo Natale non esiste. Come diceva Galimberti, della teologia, crea queste immagini grandiose di cose che non esistono. Anche Babbo Natale è un'immagine grandiosa di qualcosa che non esiste, perché Babbo Natale non esiste, è un'invenzione. Quindi i bambini non bisogna lasciarli in questa bolla di fantasticherie, ma tirarli fuori e dirgli la verità, perché il bambino ha sempre diritto alla verità. Ora, se i bambini hanno diritto alla verità, ci si chiede, lettrice e lettore di psicologia contemporanea non hanno diritto alla verità? Perché la questione è questa. Cioè, Galimberti è un impostore, un ladrone, un plagiatore, è dimostrato, c'è un sacco di studi che lo dimostrano. Perché allora non si dica la verità in merito a questa questione di Galimberti? Perché si tace, si omette di denunciare questa abiezione, chiamiamola così, questa situazione abietta di un impostore che siede in un comitato scientifico, viene spacciato come un psicologo di calibro, che dovrebbe combattere questa guerra per l'attenzione, mentre invece è un impostore, un imbroglione, un ladrone? Perché non devono sapere la verità? I bambini sì, e i lettrici e lettori di psicologia contemporanea non devono sapere la verità, non hanno diritto alla verità, eh? A sapere che Galimberti è prevenuto la cattedra con la frode, ha fatto libri che sono libri frode, insomma sono imposture, costruite a plagi, parafrasi cervellotiche, manipolazioni, uno che manipola le menti, come diceva l'Anna Ferraris, sì? Insegnare sempre agli altri cosa devono fare, dire, come difendersi da questo o da quello, come combattere questa guerra di queste notifiche, di questi bombardamenti, eccetera. E però non aiutano lettrici e lettori di psicologia contemporanea a liberarsi da questo impostore, dai bombardamenti di questo impostore, che anche in questo numero di novembre-dicembre 2017 ha fatto un articolo futuro assemblato a plagi, in particolare Benassi Young e Smith. Eppure, ripetiamo, Silvia Bonino dice che i bambini hanno sempre diritto alla verità, lettori e lettrici di psicologia contemporanea non hanno diritto alla verità, a sapere che Galimberti è un impostore. E viceversa, però, lo spacciano come un grande psicologo, un grande filosofo. In questa fattispecie mentono, dicono il contrario di quello che dovrebbero dire e, come dice Zimbardo e Bocchiaro, così facendo collaborano a un'ingiustizia che si perpetua.